sbagliato, ma il testo del manifesto è chiarissimo, cioè è assolutamente da parte dell'opposizione. Infatti si dice a un certo punto l'opposizione vuole che, quindi cioè parla l'opposizione, poi per errore chi ha stampato il manifesto anziché mettere il simbolo del gruppo ha messo il simbolo dell'associazione, è un errore, ma sicuramente non è imputabile all'associazione ma al gruppo consigliare, quindi ci assumiamo la responsabilità anche eventuale in sede giurisdizionale, se del caso, delle cose affermate nel manifesto. Ma noi possiamo chiarire per onestà dei fatti di loro, qual è la realtà dei fatti, non siamo soliti utilizzare sedi diverse. Senza problemi, considerato. Io rispondo per noi. Chiedo scusa per l'assenza. Allora, abbiamo sospeso il prendimento di dunque, dopo il prendimento di lavori, mi riaggancio alla discussione che stavo facendo qualche minuto fa, sempre rispetto al manifesto dell'associazione culturale, perché è un atto ufficiale reso pubblico. Poi rispetto all'associazione, certamente il gruppo di opposizione che è citato all'interno del manifesto chiederà, diciamo, chiarimenti, chiarirà la propria posizione. Rispetto a questo fatto, e quindi alla necessità dell'associazione di avere il consiglio comunale la mattina, in qualche modo io dissento dalla posizione della Presidente del Consiglio questa mattina, in modo benevolo certamente, in quanto, Presidente, all'interno del manifesto vengono indicati dei fatti che ritengo totalmente strumentali, al punto tale che non potrebbero certamente essere oggetto di una seduta consigliare questa mattina, ma oltremodo di un comizio in piazza per rendere nota la cittadinanza di quanta strumentalità, di quante illazioni, di quante calunnie vengono poste in essere dall'Associazione Culturale per Lago Negro nei confronti di un organo istituzionale quale il Sindaco e il Consiglio Comunale, per il tramite poi all'interno dello stesso manifesto dell'opposizione. Per cui a me non appassiona il fatto, e ringrazio gli operatori televisivi, insomma, del web, sia Mario Lampogna che Peppino De Filippis per la video registrazione di questa mattina, perché pur verificando e dando per assodato che probabilmente le presenze di questa mattina sono maggiori rispetto a quelle che abbiamo registrato nelle altre sedute consigliari tenute di sera, a meno che quando abbiamo fatto qualche manifestazione o celebrazione di livello diverso, questa mattina raccolgo la presenza di più persone rispetto a quello a quando tenevamo, cioè, saluto l'ex consigliere comunale Vito Picardi, il quale insomma sapeva benissimo che pure dall'altra parte molto spesso discutevamo solo ed esclusivamente noi, quindi oltre a dare atto io ne possono dare atto anche altre presenze in questa sala. Questa mattina c'è molta più gente rispetto agli altri, ma poi voglio dire anche un altro dato, che non penso che il Comune di Lago Negro abbia una posizione diversa rispetto all'amministrazione provinciale e al Consiglio regionale e a tanti altri comuni, dove i consigli regionali, provinciali e comunali si celebrano di mattina. Martedì mattina c'è stato il Consiglio regionale, di mattina si svolgono sempre i consigli provinciali, in diversi comuni si tengono i consigli comunali, per cui io non vedo questa strumentalità posta in essere dall'associazione per la moneta rispetto a questo primo. Certamente avevano la necessità di mettere in piedi
un teorema, teorema strumentale nei confronti della maggioranza per dire, alcuno fa alcune affermazioni, ripeto, calunniose, calunniose, delle illazioni nei confronti anche di chi opera o chi presta la propria attività lavorativa per la gestione del comune di Ravenna, non per la programmazione e l'indirizzo. Le accuse che vengono evidenziate nel manifesto che è stato affisso e che, ripeto, probabilmente nei prossimi giorni sarà oggetto di un comizio, perché va comunque ben delineato e nello stesso tempo motivata la posizione dell'opposizione rispetto alla maggioranza, che mette in luce le evidenze ancora più rispetto a tutti i temi, arrivando da raccontare quante lettere, note, esposte produce l'opposizione sempre sugli stessi temi agli organi di controllo nazionali, che probabilmente se ne sarà data loro l'opportunità a livello internazionale. Stiamo scomodando tutti gli organi di controllo italiani, da quelli locali a quelli potentini a quelli romani. Si sta scrivendo dappertutto di più. È la solita domanda che mi faccio. Oltre, cari video ascoltatori, mi sembra che Peppino ha abbandonato le armi, cioè, meno male che c'è Mario che resiste. C'è chi prende appunti. Allora, abbiamo la circostanza di fatto che purtroppo c'è chi non si rassegna, in questa nostra comunità a fare l'opposizione. Ma è la democrazia, c'è chi governa e chi amministra, e per democrazia ha mandato quinquennale ad amministrare e a programmare, a dare indirizzi per la comunità amministrata, e chi invece deve fare opposizione. E quindi fare opposizione, però ripeto, e ciò, diciamo, di ciò ho fatto sempre un obiettivo e una ragione anche di vita politica e istituzionale, deve essere una posizione costruttiva e non distruttiva o mortificatrice della comunità che siamo messi, rispetto ai diversi punti che saranno discussi nella trattazione dell'ordine del giorno. Quindi, ritenendo necessario e opportuno fare questa premessa, ritengo che al primo punto all'ordine del giorno non troviamo in cartella il fascicolo che poc'anzi indicava il segretario comunale, perché su questo terreno che è indicato sul manifesto, che dovrebbe essere ceduto a una impresa a titolo di compensazione per un credito vantato nei confronti del comune di Ravenna in località Castagnaretto, la dottoressa Di Lascio, in qualità di capogruppo del gruppo consigliare per Lago Negro, una cosa quindi, nonostante hanno lo stesso simbolo, una cosa è il gruppo consigliare del Lago Negro e una cosa è l'associazione culturale per sul manifesto simbolo dell'associazione culturale per la. Quindi ha un ampio spettro, un'ampia codificazione rispetto, diciamo, al gruppo consigliare. E allora la dottoressa Di Lascio ha chiesto, anzi, ha riferito al segretario comunale in qualità di pubblico. Al consigliere di Sant'Assenio ha riferito quindi al segretario Regina. La dottoressa Di Lascio, in sede di conferenza dei capigruppo, posso essere più preciso, eravamo in discussione di commissione io, il dottor e la Sant'Assenio, eravamo qui qua per quella sede, quindi alla presenza
Sacra Spedina del consigliere Spedina, il consigliere Pitieri, a lei ha parlato il segretario, il consigliere Santasè. La dottoressa Di Lascio, in sede di conferenza dei capigruppo, quindi alla presenza della dottoressa Milano, dell'assessore Castelluccio e del consigliere del capogruppo Pasquale Pitieri, ha riferito di essere in possesso di una perizia giurata estimativa di quella del treno di gran lunga superiore rispetto all'importo che era indicato negli atti che lei stessa aveva avuto modo di verificare nei giorni, nelle settimane e nei mesi passati. Allora, a questo punto, avendo la necessità di chiarire questo aspetto, per il punto all'ordine del giorno, riteniamo doveroso acquisire, perché lo ha dichiarato istituzionalmente in conferenza di Capigruppo, acquisire questa perizia giurata, capire l'importo reale di questo terreno che viene indicato il terreno di cui trattasi, carico cittadino, e il terreno prospiciente l'agriturismo Valsilino, ossia prospiciente il fabbricato l'agriturismo ristorante stalla di proprietà minore, quindi pochi metri prima dello svincolo che porta poi al santuario della Madonna di Sti o alla discesa della fontana Miella. Quindi non è località Castagnaretto, dico, di fronte al centro sociale o all'istituto tecnico, si trova in quella zona. Questo stesso immobile o terreno di proprietà comunale, e questa è la necessità di fare il comizio per la dottoressa, perché lei può scrivere bugie sui manifesti, però ci chiama il dovere istituzionale di dire la verità alla propria comunità. Anche perché le bugie che lei più volte sfaccetta e mette sui manifesti o sui suoi scritti hanno le gambe corte, perché ci sono gli atti che poi danno verità. Ma lei ha scritto dappertutto, dottore. Ha scritto dappertutto, la prego proprio. Sta scritto dappertutto. Allora, sul manifesto c'è indicata che questo terreno, questo terreno là sopra, in montagna, è edificabile. È edificabile, ossia su quel terreno in montagna, probabilmente colui il quale lo acquisterà, perché noi andremo a revocare questa delibera acquisendo la perizia giurata della dottoressa Di Lascio, lo andremo a vendere, ossia, cosa voglio dire? Lo andremo a vendere con il dato monetario estimativo che ci viene dato la dottoressa Di Lascio, che ha fatto fare una perizia giurata su quel terreno. Cioè, certamente non ha avuto diciamo, senso di assecondare la perizia dell'architetto che ha fatto l'architetto San Ginetto della Regione Basilicata attraverso il giovane Cavalente. Quindi la Regione Basilicata ha stimato quel terreno. Quel terreno è stimato in livello e in porto inferiore rispetto al dato che la perizia giurata alla dottoressa Spezia. Noi lo vogliamo vendere in base a quello che dice la dottoressa Di Lascio, che ha fatto fare, non perché sarebbe con lui cittadino, no, quel terreno vale 10, ma ha fatto fare una perizia giurata, quindi si è assunto la responsabilità doverosa, professionalmente, deontologicamente, obiettiva, questo tecnico di valutare la perizia. Benissimo, quindi noi l'abbiamo vista mai altri. E poi decide. Però sul manifesto, ieri mattina, ieri pomeriggio, buongiorno consigliere Pitieri. Buongiorno. E infatti consigliere. Allora, su questo terreno, sul manifesto appare evidenziato questo terreno, addirittura edificabile. Edificabile significa che uno ci può fare
non un grande cinema, una bella palazzina là sopra là, di fronte al capitalismo falsificato. Se ci fa una bella palazzina, benissimo. Poi è chiesto che può darsi pure che un sindaco che conosce bene il suo territorio, che sono di lato negro da diverse generazioni, da 10 anni, quindi ho dovuto chiedere al mio responsabile dell'ufficio tecnico di qualche tempo San Ginevra, ma non è che fosse quello che deve verificare. Dico, da che insomma gestisco l'ufficio tecnico, quel terreno è agricolo, agricolo. Allora, siccome giustamente l'associazione culturale del Lavoretto per mettere in cattiva luce il sindaco di Lavoretto, no, non ha messo sul terreno, sul quel sito, quindi Castagnaretto, se non c'è stata le cattive. Su quel terreno, località Castagnaretto, agricolo trattino edificabile per lo 0,03, per trovare gli incarichi cittadini, per trovare gli incarichi cittadini, per trovare gli incarichi cittadini, no, cara dottoressa, io ho chiesto, c'era l'architetto, faccio domanda precisa all'architetto Tortorelli, stiamo registrando, dottoressa, non per iscritto, io dico sì. Determinarci su questa reazione mondiale. Un'altra cosa desidero
ministro ancora chiarito che non è vero assolutamente la circostanza che sul fatto che vi sono i primi 5 punti della legge riguardano altrettante operazioni sul patrimonio comunale, tra cui figura la proposta di soddisfare un debito di un'impresa edita attraverso la gestione e implementazione di terreno comunale, un esempio è lo stato di finanza creativa e alternativa, e su un altro manifesto, su un'altra lettera, su un'altra nota, che per tutto questo la produzione è molto forte. C'è un'altra lettera, c'è scritto che stiamo vendendo. Stiamo cercando in tutti i modi di vendere. C'è una programmazione da parte dell'amministrazione comunale, c'è una programmazione, un atto pubblico approvato in consiglio comunale, adottato in consiglio comunale, dove abbiamo un piano di alienazione immobiliare. Pure ieri il governo Monti, il Consiglio dei Ministri, al termine della stessa adunanza, poi ha fatto una conferenza stampa dove Passera e Monti, il ministro Passera, il presidente del Consiglio dei Ministri Monti, hanno riferito della recessione, del momento difficile, critico, di crisi, di grande recessione, che non è tanto per l'attività o per i mesi e per gli anni passati, è quello che sta avvenendo, Da ciò ne deriva la necessità, lo hanno anche indicato nel leggere gli atti del Consiglio dei Ministri, la necessità di smobilizzare e quindi di rendere, di allenare i patrimoni pubblici per risollevare le sorti del Paese, di avviare la produzione, di avviare la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, incentivare l'occupazione, che stamattina è registrata a quasi il 10% sul livello nazionale. Come? Ho detto che volevo, se posso permettermi, così andiamo pure, arriviamo al pomeriggio che facciamo. Per cui ritengo che, diciamo, bisogna essere anche attenti del momento, attenti, dare particolare attenzione sul momento difficile che stiamo attraversando. Spero che non si sta effettuando nessuna spesa straordinaria rispetto all'ordinarietà e alla necessità, ma non solo con il dappertutto. Poi indipendentemente dal sistema dell'antipolitica che sta comunque cavalcando oggi per diverse situazioni che vanno dal centro-sinistra al centro-destra e interessa. Però la situazione è molto difficile, per cui anche quella vicenda delle alienazioni immobiliari speriamo di poterle realizzare, perché realizzando quelle alienazioni possiamo risolvere problemi importanti e necessari per la nostra comunità. Il segretario ha registrato già la mia proposta, che è quella di acquisire la perizia giurata da parte del gruppo. Di revocare. Grazie. E di revocare la legge. Buongiorno, signor Presidente, signor Sindaco, signor Segretario, onorevole Consiglio. Prima di tutto devo registrare che la nostra attività rispetto alle centinaia di documenti che il Comune pone in essere è troppo intensiva e scriviamo fino anche a Roma. L'analisi di 40 righe di manifesto che ha impegnato fino ad ora il lavoro del Consiglio Comunale evidentemente non lo è troppo impegnativo. A tutti, signor Ministro dell'Interno. Signor Sindaco, i documenti che voi ricevete li predisponiamo, quindi abbiamo ben idea delle autorità alle quali ci rivolgiamo, anche perché una cosa è consolidata: al di fuori dei comizi e delle discussioni sui massimi sistemi, la discussione del merito e sulle specificità di alcune azioni poste in essere dall'amministrazione comunale la dobbiamo trovare in contesti esterni all'amministrazione comunale, perché all'interno delle mura di questo palazzo
si finisce il discorso del governo Monti, dell'antico lì, della disoccupazione. Ci sono delle fattispecie che il manifesto riprende, sulle quali sono mesi che cerchiamo di avere una risposta nel merito dall'amministrazione comunale. Il discorso del Consiglio alle 9 del mattino, avendo protocollato la richiesta di ordine del giorno il 16 gennaio, permettete, c'è un po' di delusione nel momento in cui abbiamo atteso dal 16 gennaio ad oggi per portare all'attenzione dell'onorevole Consiglio alcune tematiche e ce ne troviamo in un orario inusuale. È una delusione, può essere, è inusuale per noi. Io una volta faccio una votazione soggettiva che è inusuale. Per me. Dottoressa, io posso testimoniare che io vado l'orario alle 9:30 del mattino inusuale. Riguardo alla possibilità del consiglio del comitato, chiedo scusa, delle bugie, signor sindaco, la prego, noi non usiamo parole se non siamo convinti della bontà delle cose che scriviamo o delle cose che diciamo. Noi siamo convinti che tutte le bugie che lei ci ha detto sono tristi verità che il cui peso grava sulla testa dei nostri concittadini. Veniamo comunque, senza dilungarmi perché non penso che sia giusto un intervento lungo su un punto dell'ordine del giorno specifico. Se per nostra scienza abbiamo commissionato a nostre spese, perché noi ci autofinanziamo e ci autotassiamo in tutto, anche in tutte quelle raccomandate che scriviamo, noi le sosteniamo con le nostre finanze. Abbiamo deciso di chiedere a un tecnico che tipo di valutazione dà di quel terreno, e il tecnico stabilisce che i 7.000 ettari, non 6.000, non 9.000, ma 7.000 sono il lotto minimo edificato. Quindi, forse anche si potesse edificare il cottage di 100 metri, guardate il terreno così come è composto, al lotto minimo, 7.000 metri edificati, non è che è opinabile. Poi su che tipo di edificazione si può leggere in quella zona è una valutazione delle persone, però non so 4.000 metri, quindi non è l'otto minimo e non si può edificare. E indipendentemente da tutto, le determinazioni che la minoranza, i documenti che la minoranza predispone affinché le proprie determinazioni siano fondate e siano coscienti, non possono inficiare i lavori del Consiglio Comunale. Sindaco, se la maggioranza è convinta della bontà della propria azione, deve approvare il punto all'ordine del giorno sui documenti che l'amministrazione ha predisposto. Che significa il nostro problema dei documenti che la maggioranza ha poche spese, a nostre spese abbiamo predisposto. Chiedo scusa. Allora, scusa, hai detto. Voi siete sicuri delle vostre azioni, fatele, compitele. Scusate.
Saluti a tutti. Ma io credo che qua nessuno di noi è venuto per discutere di interessi propri. Quello di cui io mi sono meravigliato è l'aver appreso nella seduta che abbiamo fatto come capigruppo per stabilire la data del Consiglio Comunale, che la minoranza, già nell'altro Consiglio Comunale che ha affrontato questo tema, aveva dato incarico e quindi aveva a disposizione una perizia giurata da un tecnico che valutava quel terreno, ma molto, molto di più di quello che erano state le valutazioni eseguite dall'architetto, quindi dagli uffici comunali, e dal tecnico regionale. Quanto quella di un tecnico che fa la vita grande. E quindi io sono portato a credere che naturalmente uno dei due sbaglia, uno dei due ha ragione. Però siccome in discussione non è un bene proprio dove, voglio dire, se, come dire, avesse ragione il tecnico, il perito di parte, diciamo così, se avesse ragione il perito di parte che ha fatto questa perizia, è chiaro che è interesse di tutti, è interesse del sottoscritto, è interesse dei cittadini, è interesse dei cittadini, vuol dire acquisire la prova e la possibilità di poter far rivedere quella valutazione di tutto quello che ho sbagliato, perché non sbagliava bene nel mio lavoro, tutti quanti possiamo commettere degli errori, quindi rendersi conto, acquisire una valutazione diversa, ritornare sull'argomento e vedere le ragioni, perché se effettivamente dovesse avere ragione il perito di parte, ma per quale motivo dire, noi dobbiamo mettere in vendita un terreno, non lo so, che prima di ora fosse 60.000 euro, 70.000 euro, quando il comune potrebbe ricavare, quando capito, forse tre volte di più. Ma l'interesse degli amministratori, cioè dei consiglieri di minoranza, qual è? È quello comune, voglio dire, di far fronte alle richieste, voglio dire, di sanare i debiti che tiene un comune della Pietro, oppure diverso, oppure un altro. E mi chiedo perché, voglio dire, vi siete tenuti questa carta mesi dentro un cassetto, non l'avete presentato, quindi non l'avete presentato in Consiglio Comunale, non l'avete presentato agli uffici, non l'avete presentato in Consiglio Comunale, scrivete tutti i santi giorni, e fate bene a scrivere, ma sono fatte così importanti come la valorizzazione di un bene pubblico, voi fate finta, voglio dire, fate finta di niente, secondo me non è corretto, cioè non andiamo nella stessa direzione, perché la direzione della maggioranza è stata espressa tante volte, è quella di sanare i debiti mediante l'alienazione dei beni, perché forme diverse al momento non ce ne sono. Per cui datemi una spiegazione di questo atteggiamento. Sinceramente io non lo capisco, è meraviglioso, è meraviglioso. Allora, la spiegazione richiede un minimo di cronistoria a vantaggio di tutti i presenti, che vedo abbastanza numerosi, vedo che l'operazione ha funzionato, quindi anche quella di manifesto. La questione in questi termini: a favore di un'impresa è stato riconosciuto dal Consiglio Comunale anni fa un debito fuori bilancio pari a circa 66.000 euro. Quindi il Consiglio Comunale di Lagonegro ha riconosciuto a favore di un'impresa che aveva prestato attività lavorative a favore del comune fuori da quella che è la regola, perché la regola dice che il comune prima impegna le spese, programma, impegna le spese e poi le liquida. Invece pare che questa impresa abbia eseguito lavori senza seguire questa procedura, per cui
questi debiti, cioè con questi lavori eseguiti a favore del Comune di Lago Negro che non avevano, che non erano stati commissionati secondo il criterio stabilito dalla legge, vengono chiamati debiti fuori bilancio. Questi per essere eseguito dei lavori che gli erano stati commissionati non sulla scorta di carte regolarmente passate attraverso gli uffici, ma perché erano urgenti. Ha eseguito questi lavori, è giusto che venga pagato. E quindi, correttamente, il Consiglio Comunale ha detto: ti riconosco di aver eseguito questi lavori, ti pagherò. Ti pagherò, è un discorso. Pare che invece sia stato stabilito che questo pagamento dovesse avvenire con la compensazione derivante dalla cessione di un terreno comunale vantato dall'ufficio, dal perito della Regione Basilicata, in misura quasi pari al debito e in maniera differente per le due perizie. Quindi, allora, le cose che mi preme mettere all'attenzione dei cittadini innanzitutto e poi dell'onorevole Consiglio è che su questo terreno ci sono state in brevissimo tempo tre valutazioni differenti. La prima valutazione è quella data dal tecnico comunale, la prima valutazione è quella data dal tecnico della Regione Basilicata, diversa da quella data dal tecnico comunale, al punto che la stessa regione che avrebbe dovuto sdemanializzare il bene perché fosse possibile compensarlo con il credito vantato dall'impresa, ha detto che non si può fare, dovete andare in consiglio, dovete andare, io adesso faccio l'analisi, poi dopo lei farà le sue riflessioni, dovete ritornare in consiglio perché le valutazioni non possono essere differenti. In consiglio, quel punto, il giorno in cui avrebbe dovuto essere discusso, che era il 6 settembre del 2011, fu ritirato perché una terza persona aveva quella